Ma io credo, né più né meno quello che ho detto anche ai tuoi colleghi, il fatto che la squadra probabilmente ci ha avuto un calo fisico che era preventivabile, perché questa è una squadra che dall'inizio dell'estate non si è allenata bene per varie vicissitudini. Io questi ragazzi li ho presi un paio di settimane fa e li ho trovati senza allenatore, senza preparatore atletico, senza preparatore dei portieri, è una squadra che si autogestiva. Stanno pagando molto questo scotto. Noi ci siamo allenati come abbiamo potuto nelle ultime 2 settimane, anche se poi abbiamo perso qualche giorno perché c'erano molti giocatori che venivano in prova appunto per rinforzare la rosa. La squadra credo che abbia dimostrato per un'ora con grande personalità, con grande dignità, di tenere testa in questo campionato a qualsiasi squadra. Poi sui cali fisici bisogna avere pazienza perché bisogna perlomeno lavorare, credo una mesata ci vorrà per avere una condizione ottimale, visto che prima non si è potuto lavorare in una certa maniera. Come giudica? In verità, ho detto ai ragazzi di giocare male il primo tempo per dare un po' di suspense alla partita. Poi al secondo tempo, sono scherzi a parte, abbiamo avuto un primo tempo inguardabile, da blackout, insomma, quindi, però al secondo tempo siamo usciti non bene, benissimo, potevamo fare altri gol, insomma. Comunque, sono contento per la città di Caserta, per i tifosi, per tutti, per voi tutti i lavori che fate dei grossi sacrifici e ribadisco sempre il mio concetto, uniti si vince, sempre, fino alla fine. Benissimo.